Probabilmente hai già visto il mio video precedente sulla visita di revisione e ti stai domandando: ma come avviene effettivamente la consulenza online in questi casi? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale in modo tale da rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. La prima cosa che voglio dirti è che potrai inviarmi la documentazione a mezzo mail o su WhatsApp. Se preferisci invece o ti viene particolarmente difficile inviarmi il tutto tramite mail, potrai mandarmelo mediante posta ordinaria oppure ti aspetterò presso la mia sede di Modica in provincia di Ragusa. Detto ciò, la prima cosa che faccio è ascoltare. Voglio infatti ascoltare la tua storia per capire se effettivamente vi possa essere stato un miglioramento o un peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla visita precedente. Dopodiché andrò a vedere quando hai ricevuto il verbale di revisione. Devi sapere infatti che hai sempre 6 mesi di tempo per impugnare il verbale di revisione. Detto ciò, vado ad analizzare la diagnosi, confrontandola anche con il verbale precedente, in modo tale da capire se già nel verbale risulti una difformità rispetto a quello precedente, oppure invece una diagnosi uguale ma con una riduzione dell'invalidità. A questo punto sottopongo la documentazione medica a un nostro medico legale, il quale mi darà conferma positiva o negativa della fattibilità del caso. Devi sapere che molte volte ho potuto notare che persone che hanno percepito l'indennità di accompagnamento per tanti anni, a seguito della visita di revisione invece gli è stato revocato, andando praticamente a ridurre anche la percentuale di invalidità. Spesso però ci è accaduto non soltanto per un errore da parte della commissione medica, ma anche e soprattutto perché il mio assistito non ha portato con sé una documentazione medica adeguata. Una documentazione medica che deve rispettare il metodo che ho realizzato, che è quello delle 3A. 3A sta per 3 sono gli anni, quindi una documentazione recente, una prima A sta per aggiornate, quindi una documentazione recente e aggiornata, ma poi deve essere anche attinente e adeguata. Attinente nel senso che la documentazione medica deve essere in grado di dimostrare le patologie che hai, è adeguata nel senso che le patologie devono essere tali da mettere in risalto gli effetti invalidanti, tali da consentirti di ottenere o l'assegno di invalidità o l'indennità di accompagnamento. Questo è un dato molto importante perché una documentazione che non rispetti questo metodo rischia di non farti ottenere l'indennità di accompagnamento. A questo punto, affidato l'incarico, predispongo nel più breve tempo possibile il ricorso, lo deposito immediatamente e attendo la data di giuramento del consulente tecnico d'ufficio. A quel punto poi potrai sottoporti alla visita del consulente tecnico d'ufficio per poter ottenere la prestazione che ti spetta. Voglio però spiegarti una cosa, e a questo ci tengo particolarmente, e cioè non prendo in carico tutti i casi che mi vengono sottoposti, ma accetto soltanto quelli in cui o credo ciecamente oppure ritengo che ci siano ottime possibilità di successo. Se vuoi una consulenza, chiamami e sarò lieto di ascoltarti. Se preferisci iscrivermi, trovi il mio indirizzo email nella descrizione oppure puoi venirmi a trovare in sede. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.